Siamo con Manuel Auteri qui a Padova, dove hai presentato in anteprima il nuovo singolo e si chiama L'Aeroplano, in collaborazione con Leandro Barsotti, e quindi ti lega a Bologna con Padova proprio per questa, sì, questa cosa che hai in comune con Leandro, questo Sì, è singolo. stato bello, abbiamo fatto un'unione qui, abbiamo portato te, bolognese come me, qui a Padova per sentire, ti ringrazio molto intanto te e la tua radio perché siete sempre molto carini nei confronti della musica emergente e ti dico sono molto contento perché per me è come avere raggiunto un momento di felicità in quanto io ho iniziato ad ascoltare Leandro che neanche lo conoscevo, per cui circa 10 anni fa, per caso, ho fatto un concorso proprio qui nel Padovano e ho avuto modo di conoscerlo. Poi è nata una bella amicizia e così dopo 10 anni ha fruttato questa collaborazione, questo brano, che, come hai detto te, si intitola L'Aeroplano. È un video nuovo che a giorni, anzi, probabilmente quando questa registrazione sarà stata pubblicata, sarà già in rotazione su, speriamo, il più numero possibile di televisioni. Su varie emittenti. Allora, che cosa di particolare questo nuovo brano? La musica è di Leandro, il testo invece è il tuo, cosa è successo? In realtà è una canzone scritta anni fa da Leandro che mi ha fatto sentire, solo che sai bene che io ho una direzione mia, quindi io di solito sono un cantautore, le canzoni me le scrivo completamente, generalmente o con l'aiuto del mio produttore artistico, Droghetti, o con altri coautori che mi danno una mano. In questo caso è stata una situazione inversa, cioè io sono partito da un brano che esisteva, quindi da questo aeroplano che aveva già questo titolo, e mi sono permesso, Leandro mi ha detto, cerca di modellartela e renditela il più possibile tua. Io così ho fatto, ho preso la chitarra, ho cambiato alcuni accordi, ho modificato alcune parti del testo ed ecco fatto, è venuta fuori l'aeroplano in versione Manuel Auteri. Ecco, invece parliamo dei prossimi passi di Manuel Auteri, perché solo ci sono diverse collaborazioni per appunto questo album che sarà completato da te insieme ai vari ospiti, è vero oppure no? Insomma, ci stai pensando? No, assolutamente è vero, anzi hai fatto bene a ricordare questa cosa perché io sto realizzando un secondo album di collaborazioni dove ci saranno tanti ospiti, tanti amici, quindi sono molto contento del fatto che, anche se ci sto mettendo più tempo perché sono passati quasi 3 anni dall'uscita delle mie abitudini, cioè il mio primo disco, e sto crescendo perché collaborare con altri artisti aiuta molto a Affinare il tuo stile. arricchirti moltissimo. E adesso siamo stati in studio, ti dico, non voglio svelare ancora alcune cose, ma non perché voglio fare il figo e non dirle, solo perché alcune non sono ancora state realizzate, quindi non vorrei andare a dire una cosa per un'altra. Per ora abbiamo registrato un cantante americano, lui si chiama Dirk Hamilton, e interviene in una mia canzone in inglese. È stata un'esperienza bellissima perché sentire una voce come la sua, quasi alla Rod Stewart, quindi particolarmente rock, particolarmente potente in americano, intervenire in una mia canzone è stata un'emozione immensa. Ho registrato una canzone che si chiama, che ho fatto con questa ragazza che si chiama, lei si chiama Alice, in arte Ali, e sono contento perché anche qui abbiamo fuso la sua anima rock con la mia anima pop. L'anno scorso avevo fatto Love con Ricky Porter, un'altra collaborazione rock pop. Quest'anno è tutta pop con Leandro. Insomma, vediamo fin dove possiamo arrivare. Ci sono, Ampliando. ripeto, altre collaborazioni che probabilmente andranno in porto e speriamo che sia così, in modo tale che la prossima volta te le posso confermare. E cosa ti aspetti da questo nuovo singolo Aeroplano? Guarda, posso dire per la prima volta che io vo voglio aspettarmi molto, ma perché inizio a sentire che il tempo
il tempo è passato e mi sento più maturo a livello artistico, a livello umano, a livello anche di pensiero, non so come spiegarmi. E quindi mi auguro che questa canzone, che è ancora una canzone d'amore, parentesi, in questo album si parlerà poco d'amore, ma ci saranno anche altri temi che ho trattato, così che mi sono usciti in quel giorno che ho scritto quelle canzoni. E devo dirti che secondo me, tornando a questo brano che invece parla ancora d'amore, si può aspettare, parlo al plurale perché secondo me sia io che Leandro abbiamo la stessa aspettativa su questa canzone, un'estate ricca, un'estate piena di concerti e speriamo anche di apparizioni televisive. Beh, vista l'accoglienza qui a Padova, insomma, promette bene questo nuovo singolo. Allora, per Radio Città Fujiko è tutto, io ringrazio la location qui, è stata splendida, noi ci risentiamo prossimamente.